come amministrazione comunale ci teniamo a ringraziare l'artista mondolfese Simone Travaglini per aver donato questo ritratto dedicato a Don Aldemiro, una persona straordinaria che ha fatto tanto per la comunità di Mondolfo. Lo facciamo in un momento importante perché oggi sono 3 anni dalla sua scomparsa e siamo ad 1 anno dall'intitolazione di questo centro diurno. Abbiamo voluto 1 anno fa intitolarlo proprio a lui perché ha fatto tanto per farlo nascere e anche per farlo crescere nel tempo con le sue attività. Don Aldemiro è stata una persona straordinaria che ha rappresentato un punto di riferimento per tutta la cittadinanza, quindi che è sempre stato vicino alle persone che avevano più bisogno, quindi questa donazione ci fa davvero piacere perché è un momento per condividere, per ricordarlo e condividere quindi con i ragazzi, con la cooperativa, con il centro di uno, tutte le attività che si stanno svolgendo all'interno della struttura. Ho deciso di donare quest'opera pittorica perché 1 anno fa, esattamente da oggi, durante l'intitolazione di questo centro, mi è venuto in mente di avere la possibilità, a mio modo, di lasciare un segno e di riconoscimento ai ragazzi, agli assistenti, alla struttura mondolfese, per ringraziare di tutto il lavoro che svolgono. L'ho voluto fare a modo mio attraverso un'opera perché sono un artista a tempo libero, diciamo, e quest'opera è un segno di buon auspicio, buona volontà che tutti potremmo dare a nostro modo e in ciò che sappiamo fare meglio. Questo riconoscimento è sì per il centro, ma ricorda anche in primis il soggetto raffigurato, cioè Don Aldemiro, che con la sua benevolenza che lasciava nel nostro territorio era doveroso ricordarlo con un'opera di queste dimensioni, di questo impatto visivo. Infatti in quest'opera vengono raffigurati i suoi aspetti migliori, e il suo praticato nella fede e tutto un suo perché. Questo rispecchia molto anche il mio stile artistico, di cui sono contento di avere, ecco. Le tecniche che ho utilizzato sono varie, dalla pittura d'olio allo spray acrilico, aerografo e addirittura nella veste che indossa Don Aldemiro nel ritratto ho utilizzato la foglia oro che dava la lucentezza necessaria per ravvivare ancora di più il tessuto sacerdotale.